Eternal Shenron! By your name I summon you forth! Huh? Il livello di combattimento di questa top ten è altissimo! Non è possibile! Oh, no! Time Sword! No! Goku! Benvenuti su Watch Mojo Italia! Oggi faremo una top 10 dei 10 migliori personaggi in Dragon Ball Z! Grandi guerrieri, amici leali e super cattivoni, per questa lista che vorrei fare tutta urlata per essere fedele all'anime, ma mi tratterrò. You may have invaded my mind and my body, but there's one thing a Saiyan always keeps: his pride! Numero 10, Bulma! Oh no! That android's still down there! I told you you shouldn't have come! Pensavate sarei subito partito con qualcuno con un livello di combattimento sufficiente a spaccare un pianeta, eh? E invece no! Ecco la nostra eroina dal capello blu, a volte stupidissima, a volte geniale! The two of you could be even more powerful than Frieza himself! What? Per quanto Bulma in Dragon Ball Z sia più che altro un personaggio di contorno, in qualche maniera finisce sempre in mezzo alle peggio battaglie, facendo un po' da cheerleader e altre volte picchiando lei stessa qualche cattivo minore. Voglio dire, non la spaventa nemmeno Beerus. Possiamo perdonarle anche qualche episodio dedicato a lei davvero pallosissimo, perché, cavolo, è riuscita a sciogliere il cuore di un bastardo patologico come Vegeta. Questo vale più che battere Freezer. Think I can get it to display numbers in our own language. Wow, Bulma, you're a genius. Don't worry, I know. Numero 9, Freezer. Just three more to go now. Ma uno che se ne esce dicendo distruggerò voi e quello che rimane di questo pianeta! Non può che essere uno dei cattivi più amati della saga. Freezer è il capo. So you think you're pretty tough, huh? Well, it won't take me long to have you face first in the dirt begging for mercy. Oltre al fatto che ovviamente è un guerriero che contro co***o, visto che fa fuori la metà degli amici di Goku e anche quasi Goku, Freezer ha una marcia in più rispetto agli altri cattivi. Dovuta a quella sua faccia sempre al limite tra il perculante e lo stupito e al mitico doppiaggio italiano. At ease, man. I have an important errand for you. Popolare oltre ogni immaginazione, è ritornato anche lui qualche migliaio di volte con mille scuse diverse soltanto per far felici noi del pubblico e, ovviamente, ogni volta che è tornato ne ha prese il doppio di quelle della volta prima. Numero 8, Mr. Satan. Un guerriero potentissimo, un campione della terra, un faro di giustizia e coraggio. Ecco tutto quello che non è Mr. Satan, che però compensa con la simpatia. Oh no! Fa pena anche in confronto a umani scarsissimi tipo Yanko, cioè è perfino sua figlia Videl è più forte di lui. Però, contro ogni pronostico, questo espediente comico vivente, in qualche maniera anche di fronte a gente come Cell, che basterebbe lo guardasse per ucciderlo, se la cava sempre. E non dimentichiamo che è praticamente il vero responsabile della salvezza della Terra dalla minaccia di Majin Buu. What's wrong with you ingrates? Can't you lend us a hand? Grande guerriero? No. Simpatico cazzone? Certo. And now for my finish! Numero 7, il maestro Muten. Hello in there! Roshi! Hello everyone! Good to see you! Muten è uno dei primi personaggi incontrati in tutta la saga di Dragon Ball e anche uno dei più iconici. Purtroppo negli anni si è un po' perso e dispiace, visto che nella prima serie faceva i numeri, perciò vorrei onorarlo qui. Oh dear me! What will they think of next? Un vecchio tipo da spiaggia che dispensa perle di saggezza alternate a palpeggiamenti a tutte le ragazze che gli stanno vicino. What are you doing? Sorry, I talk with my hands when I'm excited. Un porco di prima categoria che però comunque non può non risultare comico ogni volta che lo si vede. E comunque se vuole anche lui un guerriero assurdo, nonché primo maestro della Kamehameha. Kamehameha! Ma cavolo, guardate che fisicaccio! Cioè, per avere tipo 2 miliardi di anni, direi che si è tenuto in discreta forma il nostro nonnino. Let's do this! Numero 6, Krillin. Take this!
In generale, quando non è una palla al piede, svolge il ruolo di carne da macello, passa più tempo da morto che da vivo e anche un Cyberman lo metterebbe in crisi. Well, I guess it's now or never. E perché è in questa lista? Beh, perché non parliamo solo di grandi guerrieri, ma anche di amici leali, e non ce n'è uno come Krillin, c'è stato dall'inizio. È sempre in mezzo alla mischia, anche nelle battaglie in cui sa benissimo di non poter durare più di mezzo secondo. Però il suo morire fa diventare Super Saiyan Goku, quindi ottima morte, Krillin. E ottima moglie anche. Come sia finito con C18 rimane tutt'oggi un mistero. Just look at her! She's so beautiful. Numero 5, il Trunks dal futuro. Capello viola sparato, giacchetta da cafone, spadone e sorriso da stronzetto. Ma come si fa a non amarlo? Show no mercy. Yes, sir! Penso si possa tranquillamente dire che molta gente lo preferisca addirittura a Goku e in effetti figo è figo. Venuto da un futuro sconvolto dagli androidi, Trunks è preso direttamente col copia e incolla da Terminator. Yeah! Diventa Super Saiyan come niente, fa a fette Freezer e anche contro Cell non fa un frizzo, rimanendo perennemente con quella faccia incazzatissima pronto alla battaglia. Un super guerriero dallo stile molto cool. Jesus, for Gohan! Numero 4, Gohan. Hey, who's the kid? You trying to earn some extra cash babysitting or something? He's my son. Your son! E il piccolo Gohan, un vulcano di forza bruta e distruzione racchiuso nel corpo di un educatissimo ragazzino timido e studioso che non fa altro che piagnucolare per 100 puntate. Però quando poi arriva il momento di picchiarsi non ce n'è più per nessuno. I won't watch this anymore! Da pallosissimo bambino a super guerriero senza paura quando si tratta di difendere amici e parenti. Cell potrà fare anche il fighetto intellettualoide quanto gli pare, ma mi sa che non ha capito. I said before I could never forgive you! Tra l'altro poi, Gohan adulto diventa anche uno dei personaggi più simpatici, insomma è un mito. Those who would commit evil, beware! The all-powerful Great Saiyan Man is here to save Trunks from his evil girlfriend! Numero 3, Junior. Enough. Sempre con delle entrate in scena over the top e esageratamente drammatiche, Junior è un altro di quelli che prendono una quantità di botte infinita. Ma perlomeno stavolta abbiamo di fronte un guerriero di prima categoria, in grado di tener testa, almeno per un po', anche a gente tostissima. Allow me to introduce myself! Anche lui è un ex cattivo redento, e chi meglio degli anti-eroi che si sacrificano per il bene? It's okay, kid. No sweat. È verde, sempre con una battuta effetto pronta e una mossa chiamata cannone demoniaco della luce omicida trapassante. Ragazzi, come si fa a non tifare per lui ogni volta? Numero 2, Vegeta. I'll destroy everything! Everything! Do you hear me, Kakarot? Se non sta dicendo roba simile, probabilmente lo troverete a urlare qualcosa sul fatto che sia il principe dei Saiyan, è invincibile. Ciò nonostante, pur essendo uno scassapalle infinito, Vegeta resta un mito. You see? This is our fate! Our battle! È contro tutto e tutti, in particolare Goku, ma si fa amare sia da cattivo che, tra virgolette, da buono. Well, I guess it's now or never. And I'm right behind you. Non si può non amare il suo, dopo un po' finto, odio per Goku, che invece stima come un amico. Come non si può non amare comunque quanto, se vuole, possa essere un cattivo di prima categoria. L'avrei anche messo alla 1 se non fosse per... Ma prima di svelare la numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. Take your best shot. Ah, your energy is beginning to swell. That's good. Make it big. No!
Goten, you're a Super Saiyan! Oh my gosh, this is unbelievable! I didn't bring Chaozu or Yamcha. These guys are too dangerous for them. Enough, Broly! I said stop! Numero uno, Goku! Lo so, molti avrebbero preferito Vegeta in testa e sento anche i commenti scontato, scontato. Però come si fa a non mettere Goku in testa? Goku è Dragon Ball! Il Saiyan più sbadato, buffo, geniale e simpatico di tutti, sempre contro nemici ogni volta più ciccioni e potenti, che puntualmente è costretto a legnare di santa ragione con mosse oltre lo spettacolare. Un amante della battaglia dal cuore più puro che si possa trovare e dallo stomaco più senza fondo che esista. In effetti non si capisce se ci metta più impegno nel picchiare i cattivi o finire pasti spropositati. Piaciuta la lista? There are those who words alone will not reach. Quali altri personaggi avreste voluto vedere al suo interno? Oh, pleased to meet you. I've heard things. Likewise, but I'm in a rush, so tell them how to summon the Saiyan God. Per vedere altre top 10 fantastiche come questa non vi servirà di avere 7 sfere del drago, ma di iscrivervi a Watch Mojo Italia. I don't want to die. Please don't hurt me. Come on, please. I got a kid. I just want to live. Oh, God. Please. Shut up or I'll rip your head off.